Presidente, scusa, chiedo scusa. Riusciremo questa volta ad avere dei fatti oltre alle passerelle, diciamo, istituzionali, come in genere siamo abituati a vedere. Ah, come in genere? Sì, sì, sì. Che situazione ha trovato? Un attimo, la domanda. Mettetevi d'accordo. E se lo fate proprio subito arrabbiare? Sì, no, no, arrabbiare, no, no. È uno stimolo, penso, no? Non ho neanche aperto bocca, io sono abituato a partire dai fatti. All'indomani del terremoto registratosi nella parte alta di Casamicciola Terme che ha provocato due vittime, sull'isola di Ischia sono iniziate le passerelle mediatiche dei rappresentanti istituzionali nazionali, ministri, sottosegretari di Stato, il presidente della regione, sono già giunti sull'isola verde e probabilmente altri ne giungeranno nei prossimi giorni. Ricordo che all'indomani della tragica frana di Montevezzi che costò la vita a Luigi Buono e alle sue tre bambine, assistemmo alle stesse passerelle mediatiche. Era il 30 aprile 2006 e a tutt'oggi, dopo 11 lunghi anni, gli alloggi promessi per le pochissime famiglie sfollate non sono stati mai costruiti e oggi uomini, donne e bambini vivono ancora nei container, scatoloni metallici sistemati in una sorta di campo nomadi allestito in pieno centro. Che vergogna! Ecco perché oggi più che mai ci preme sottolineare che a Ischia non ci servono le passerelle mediatiche dei rappresentanti istituzionali, ma il loro impegno concreto a far partire immediatamente la ricostruzione delle case crollate e inagibili, affinché gli sfollati isolani non facciano la stessa fine di quelli di Amatrice e del centro Italia colpiti dal catastrofico terremoto dello scorso anno. E dove, nei comuni colpiti dal sisma, ci sono ancora i cumuli di macerie e la ricostruzione non è praticamente ancora partita. Su questo tema il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, guidato dal segretario generale e consigliere comunale di Forio Domenico Savio, è sin da subito impegnato al fianco dei senza tetto, affinché riabbiano ricostruita quanto prima la casa crollata o resa inagibile dalle lesioni subite. Durante la sua visita all'ospedale a Narizzoli abbiamo chiesto al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca un impegno concreto per la ricostruzione di ciò che il terremoto ha distrutto. Presidente, 10 anni fa ci fu la tragedia di Montevezzi, oggi quei pochi sfollati vivono ancora nei container. Diciamo, la preoccupazione per molti che oggi hanno perso la casa è di fare la stessa fine. Un impegno, diciamo, sia per gli sfollati di Montevezzi che vivono nei container, e una speranza concreta per chi oggi ha perso la casa. Ma credo di poter assumere questo impegno, però fatemi vedere prima i numeri, dopodiché avrò piacere di dirvi con grande precisione quanti alloggi offriremo, quante situazioni alloggiative alternative e in che tempi. Preferisco dire non 100 ma 50, ma mantenere la parola che diamo. Ora l'auspicio sincero di tutti gli isolani è quello che questa volta alle conferenze stampa e alle passerelle mediatiche seguano i fatti e si riavvii immediatamente la ricostruzione per ridare un tetto a chi non ce l'ha più.